Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del vostro intrattenitore. Allora ragazzi, oggi faccio questo nuovo vlog per aggiornarvi riguardo la mia situazione nell'ambito tecnologico. Perché faccio questo video? Perché proprio ieri ho venduto il mio Samsung Galaxy Note 4 e devo dire che è stato il cellulare più duraturo che ho mai avuto, perché considerate che io il cellulare me lo tolgo intorno agli 8 mesi, ai 7 mesi. Raggiunti diciamo quel tot di mesi preferisco cambiarlo col modello successivo, ma nel caso del Note 4 non ho fatto così, perché è stato veramente un cellulare e tuttora lo è veramente al top delle prestazioni, al top dell'hardware. Diciamo non mi sono mai potuto lamentare perché è stato veramente un ottimo cellulare, mi sono trovato veramente benissimo. La motivazione per cui me lo sono venduto è stato perché ovviamente il prezzo dell'usato riguardo al Note 4 stava sempre più scendendo, e di conseguenza per ora che ha un prezzo secondo me abbastanza buono, ho preferito venderlo. Adesso ragazzi devo decidere che cellulare comprarmi, ero indeciso insomma su tanti cellulari, avevo pensato all'S7, ma poi infine ci ho ripensato perché l'S7 insomma è sempre Samsung, avrei la stessa interfaccia, nessuna novità significativa del passaggio tra Note 4 ed S7. Ho pensato anche ad iPhone, però anche questo insomma ho preferito non comprarlo perché avendo l'iPad Air diciamo non volevo avere tutti e due i prodotti Apple, e di conseguenza la mia scelta è ricaduta su due terminali, escludendo insomma le marche tipo Huawei, Meizu. Nulla contro queste marche, giusto? Però preferivo concentrarmi su altri tipi di cellulari, e i miei due cellulari su cui insomma ho riflettuto sono stati l'LG G5 e il OnePlus 3. Perché questi due cellulari? Perché entrambi si trovano nella fascia di prezzo di 400 euro e sono veramente degli ottimi cellulari, rapporto qualità-prezzo incredibile, hanno delle prestazioni al di fuori del normale e possono competere tranquillamente con qualsiasi smartphone Android che c'è in circolazione per le prestazioni che hanno, e di conseguenza la mia scelta è stata abbastanza ardua, abbastanza dura. Ma infine ho deciso di prendere l'LG G5 dagli stocchisti ragazzi ad un prezzo veramente conveniente, stiamo parlando di 385 euro con garanzia italiana, e l'ho preso proprio gold. Adesso potete dirmi che l'LG G5 non è bello, esteticamente è brutto, ha uno schermo poco luminoso. Avete ragione, certamente non sono consapevole di non essermi comprato il cellulare migliore del mondo. Però ragazzi, ripeto, per il rapporto qualità-prezzo, per aver uscito solamente 385 euro, tra virgolette, il rapporto qualità-prezzo per questo cellulare è eccezionale, perché ho avuto la possibilità anche di provarlo, perché ce l'ho un mio carissimo amico, l'ho provato e devo dire che è veramente un cellulare al top di gamma, non ha nulla da invidiare rispetto agli altri smartphone. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa mia scelta e magari mi consigliate giù nei commenti cosa avreste fatto voi. E anche se ormai la scelta l'ho fatta, però ragazzi è giusto anche che esprimete la vostra opinione. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, e chissà, forse anche il video dell'unboxing che arriverà fra un po' di giorni. Ciao ragazzi, ci vediamo.